Robotics, oggi scopriamo insieme la station wagon più amata dagli italiani. Stiamo parlando infatti di Fiat Tipo, 1013 cilindrata, 95 cavalli nel suo allestimento lounge. Bellissima in questa versione grigio maestro, alimentazione diesel ha percorso meno di 70.000 km da un consumo reale visto di 3.7 litri ogni 100 km. In dotazione, come già state vedendo, le barre al tetto, abbiamo i cerchi che sono in lega bicolor multirazza cromati e nero lucido, e guardate anche l'eleganza delle maniglie per accedere all'abitacolo, e anche la parte inferiore della finestratura presenta questa bellissima cromatura. Spostiamoci a scoprire subito il bagagliaio, perché so che vi interessa tantissimo se state guardando questa tipologia di autovetture. Allora, abbiamo la cappelliera a scomparsa, adesso magari mi aiuto con due mani, eccola qua. Tra l'altro si può anche bloccare a metà, o possiamo anche decidere di riporla interamente riavvolta. Abbiamo un doppio vano e abbiamo anche due scomparti per mettere oggetti, quali potrebbero essere, non so, bottiglie o qualcosa, insomma, che va tutelato. Abbiamo anche una presa da 12 volt sulla sinistra e una doppia luce di cortesia sia a destra che a sinistra. Insomma, lo spazio non ci manca. Andiamo a vedere velocemente la parte posteriore, perché scopriremo subito che i sedili sono abbattibili 60-40, quindi lo spazio a disposizione sarà veramente tantissimo, e abbiamo in dotazione gli attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne posteriori. Spostiamoci anteriormente, io salgo dall'altra parte. Eccomi qua, allora saliamo da questa parte. Io chiudo la portiera velocemente, guardiamo la plancia, la qualità dei materiali è molto alta, devo dire che non me l'aspettavo così interessante. Abbiamo un display che si erge sopra le bocchette della reazione, i tasti per la gestione del clima che è automatico e bizona, il cambio che è manuale a 5 rapporti, manuale è anche il freno di stazionamento. La parte centrale del quadro strumenti è interamente in digitale, mentre numerosissimi sono i comandi al volante per la gestione dell'infotainment, del quadro strumenti, insomma, è tutto quello che possiamo gestire dal nostro pollice senza distogliere gli occhi dalla carreggiata. Doppio porta bibite e un vano porta oggetti sotto il bracciolo centrale, che è estendibile. Benissimo, usciamo, vi faccio un piccolo recap per lasciarvi la curiosità di approfondire dal nostro sito. Intanto io mi avvicino, abbiamo visto insieme Fiat Tipo Station Wagon, 1013 cilindrata, 95 cavalli, nel suo allestimento lounge. Vi ricordo, alimentazione diesel, se volete scoprire ulteriori dati tecnici potete scoprirla sul nostro sito rattix.com. Exo!